Allora, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di come creare una story map e perché si fa, cos'è. Una story map è, cioè, noi ci basiamo su un sito che è fornito da Nightlab per creare questo WebGIS che ci permette di descrivere un'esperienza o un viaggio, oppure possiamo usarlo anche nel caso in cui andiamo a fare un percorso da qualche parte, oppure dove raccogliamo dei dati nel quale comunque ci interessa l'ambito cronologico di quello che stiamo andando a affrontare. Quanto la story map ci permette di inserire contemporaneamente sia la cronologia del tempo di quello che stiamo facendo, sia la geolocalizzazione degli eventi che vengono trattati. E adesso vi espongo come esempio una story map che io ho creato su un'escursione che abbiamo fatto 2 settimane fa con il corso di vulcanologia per farvi vedere come un esempio di cos'è una story map. Prima cosa si vede la pagina iniziale, questa è la pagina di presentazione, dove si può scrivere in mente un titolo, dove si vede la mappa di tutti i luoghi interessati dalla story map. Si può mettere un'immagine di presentazione, la quale si può mettere appunto l'autore della foto e magari una descrizione della stessa. Inoltre, in ogni pagina della story map noi possiamo inserire delle descrizioni che vanno a accompagnare le foto che vengono fatte. E quindi tramite il tasto Esplora si inizia a percorrere la story map. Questa è la prima delle varie slide che vengono utilizzate, poi sono tutte uguali e si vede che in ogni slide le cose più importanti ci fa vedere il luogo della mappa dove è stata ripresa l'immagine, e la mappa ovviamente si può girare e quindi possiamo anche passare direttamente ad altre slide andando direttamente dalla mappa, quindi ci permette di vedere la localizzazione. Poi appunto in ogni slide, oltre alla foto di presentazione, si può mettere un titolo per la singola slide e una descrizione della stessa. E quindi queste slide sono fatte in modo cronologico. E inoltre ci fanno sempre vedere più vicine sono le due zone trattate, più la mappa ci permette di zoomare. Ci sono varie slide di sottofondo e cioè, varie mappe differenti che si possono mettere. In questo caso è più artistica, ma ci sono per esempio come quella di OpenStreetMap, che quindi ci permette di vedere in modo dettagliato la zona in cui ci troviamo. E intanto vi faccio vedere un po' di immagini, e appunto questa può essere utile per descrivere questa applicazione, per descrivere un viaggio, come nel nostro caso che siamo stati a Stromboli per esempio, quindi ci permette di mettere un'immagine con una descrizione di quello che abbiamo visto e puoi andare sempre a fare dei particolari, magari, dei luoghi e così. Quindi adesso con Veronica e vi iniziamo a spiegare come creare queste cose. E poi un altro tratto molto utile delle story map è che, come in questo caso, io ve la sto facendo vedere non dal mio account, ma sono tramite un link, in quanto poi la nostra story map che andiamo a creare può essere condivisa tramite link per appunto passarla ad altre persone, e quindi quello che si viene a generare è un vero WebGIS in facile, dove appunto abbiamo la mappa di sottofondo e varie informazioni che andiamo a fornirgli.
Allora, innanzitutto avete tutte le immagini, cioè avete tutta la cartella Wilson Rivers, sì? E all'interno della cartella dovrebbe esserci la sottocartella foto, lì ci sono le immagini che useremo per fare la story map di prova, diciamo, per imparare a farla. Dopodiché, nella seconda parte, ognuno di voi potrà farne una propria. E forse vi hanno detto di avere dei materiali, se non ce li avete nessun problema, nel senso che comunque le foto si possono benissimo prendere da internet e tutto si fa senza materiali, serve solo internet. Quindi andiamo sul sito. Allora, qui ovviamente facciamo Make a Story Map e ne facciamo uno insieme. Bisogna avere un account Google, però tutti voi immagino che abbiate almeno la mail, quella dell'università, quindi ho un account Google. Bisogna connettersi, spero di... Ok, make a story map, si entra con l'account e dopodiché facciamo una nuova story map. Ok, la chiamiamo Wilson Rivers. E create. È tutto abbastanza cioè in inglese, nel senso che anche provando a tradurre la pagina tendenzialmente non vi traduce niente, quindi insomma tanto sono concetti di base. Allora, questa è la pagina iniziale e la possiamo un po' come sul PowerPoint, qua a sinistra possiamo vedere, questa è la slide proprio di apertura, diciamo, dopodiché uno sceglie quante slide mettere di solito per ogni tappa, insomma, del proprio viaggio. Innanzitutto mettiamo il titolo, che è quello che si vedrà sulla prima slide, sempre Wilson Rivers. Ok, sotto il titolo si mette una descrizione che può essere cioè una breve descrizione di che cos'è, in cosa consiste il viaggio, cosa stiamo descrivendo, insomma, quindi io metterei tipo escursione del, cos'è, 16 maggio. Qualcosa del genere, comunque è una prova, quindi potete metterci tutte le cose che volete. Dopodiché andiamo ad aggiungere un'immagine e le immagini si possono aggiungere in due modi, nel senso che se prendiamo un'immagine da internet possiamo andare a copiare l'URL da un'immagine da Google, inserirla qui e l'URL ce la carica. Attenzione a mettere ovviamente attenzione al copyright, dato che è qualcosa che si può condividere, alla fine vedremo come si può condividere con altri il link, quindi il copyright. Eventualmente qua c'è lo spazio per inserire credit. L'altra alternativa è appunto caricare un'immagine dal computer. In questo caso, passate la chiavetta un secondo. Grazie, perché non ce l'ho qua. Che bello. Allora, qua dentro io ho messo, non so, in questo caso, dato che stiamo facendo questa prova, ho messo un'immagine. Che si chiama Portello Drone, un'immagine da drone non fatta nella nostra escursione, ma in un'altra occasione, comunque sempre nostra. Vediamo se posso caricarla da qua. Eccola qui. Upload.
che è abbastanza carina, insomma, era il nostro punto di partenza, quindi. Ok. E sotto il credit è chi l'ha scattata, quindi non è necessario ovviamente metterlo, però insomma il fotografo, nel nostro caso è il drone, il fotografo. E la caption è una didascalia che mettiamo che comparirà sotto la foto. Ok, quindi non saprei, anche solo portello, giusto per vedere dove compare, che cosa, insomma, che visibilità ha, eccetera. Ok, potremmo aggiungere, allora innanzitutto salviamo, sempre cosa intelligente, e in qualsiasi momento, vedete qua, c'è il tasto preview, si può aprire questo e vedere cosa abbiamo fatto finora. Ok, non mi carica la mappa, probabilmente perché ancora non abbiamo inserito nessun punto, quindi torniamo su Edit, ok, e aggiungiamo la prima slide. E su ogni slide bisogna rimettere da capo titolo, foto, eccetera. Tendenzialmente tende a mantenere, se si aggiunge una nuova slide, tende a mantenere il titolo e la foto di quella precedente, quindi insomma attenzione a non ripeterle. Allora, questa è diversa da quella precedente perché qua ci dà la possibilità di inserire il logo. Quindi qui abbiamo sempre la possibilità di caricare la nostra immagine. Noi useremo delle immagini che vi ho passato, quindi potremmo già caricarla giusto per vedere. All'interno di foto sono in ordine, ok? Quindi ne metteremo due o tre, non le facciamo tutte. Comunque, per esempio, Lunguaggine Piovego. Nel nome io ho già inserito l'indirizzo per facilitare. Ok, allora qui quando si va a caricare la foto può dare qualche problema, nel senso che ha un limite di pesantezza della foto, quindi al massimo niente, cioè basta cercare su Google, comprimi foto e insomma si comprimono e niente, non ricordo esattamente quant'è il limite, ma circa 3 megabyte. Ok. Il titolo in questo caso, ecco, io non ho fotografato piante nello specifico perché avevo fatto un giro e ho fatto delle foto un po' panoramiche, però nel vostro caso se volete usare le foto che avete fatto voi potete mettere per esempio se c'è come soggetto una pianta si può mettere direttamente il nome della specie. In questo caso non so, io ho qua che si nota in lontananza questo qui è un platano e potremmo scrivere. Non saprei la specie precisa, ma possiamo scrivere Platanus, solo il genere. E per esempio come descrizione, sì, cerchiamo Platanus su Wikipedia, così giusto per inserire un testo. Eccolo qua. Mettiamo che questo era il nostro soggetto e la nostra prima foto. Sì. Scusate un secondo. Dopodiché qua ovviamente dovremo sistemare il testo e qui ci sono delle possibilità, per esempio nel nostro caso ci conviene togliere tutte queste cose. Quindi togliamo questo e questo e teoricamente dovrebbe rimuoverlo. Vabbè, dopo sistemiamo.
In ogni caso, e credit dovrebbe essere sempre il fotografo, caption è la descrizione, però non ci conviene ripeterlo perché poi abbiamo il titolo qui, qua non lo so, è una descrizione della foto. E la cosa importante, ecco, la cosa fondamentale della Storymap è che qua ci permette, su questa barra, ci permette di inserire un indirizzo. Il problema è che non accetta coordinate. Quindi qui c'è tutta una. Ci sono vari modi per arrivare ad avere questo indirizzo. E nel nostro caso abbiamo usato Oryx Maps, quindi un modo sarebbe quello di aprirlo con Google Earth, da Google Earth prenderci cioè prenderci ci dà le coordinate le inseriamo su Google Maps e lì abbiamo l'indirizzo, perché Google Maps converte le coordinate in indirizzo. Il modo più semplice senza Oryx Maps è quello di fare direttamente delle foto georeferenziate e quindi la cosa in realtà più conveniente è quella di aprirle da Google Photo, cioè salvarle in Google Photo. Google Photo le apre direttamente con Google Maps e in questo modo abbiamo l'indirizzo, ok? A meno che uno non sappia l'indirizzo, ovviamente, nel senso che si può anche inserire a mano. Altrimenti, sempre facendo una foto georeferenziata, guardando su proprietà dell'immagine ci sono le coordinate, però anche lì bisogna copiarle a mano perché è tutto, non si possono modificare, non si possono copiare direttamente. Quindi ecco, nel nostro caso cioè l'indirizzo ce l'abbiamo già perché io l'avevo inserito su Google Maps una ad una e le trovate, no? Nel nostro caso sulla foto, il nome della foto è già l'indirizzo, ok? Quindi possiamo inserire quello. In questo caso siamo in lungo argine. Lo vedo. 3. Sì, ho iniziato a mettere anche questo numero perché altrimenti non prende il 3 come indirizzo. Vabbè. E l'altra modalità, ecco, che non ho detto, è quella semplicemente di inserirlo sulla mappa, cioè manualmente il punto. Se vi ricordate dove vi trovavate, questa icona si può spostare, ok? E quindi uno se la mette direttamente. Anche perché in alcuni punti che noi abbiamo visitato, noi abbiamo fatto, ecco, questo è per zoomare comunque. Noi abbiamo fatto il giro di qua. Ci sono alcune stradine molto piccole che non hanno un vero e proprio indirizzo. Quindi o si mette una zona vicina oppure si inserisce a mano semplicemente. Ecco. Facciamo un altro salva. La mappa sotto, ecco, guardiamo un secondo questa cosa. Qui ci sono varie impostazioni di grafica, insomma, cioè di estetica, diciamo. Questa in basso abbiamo Map Type, e dove possiamo scegliere la mappa da vedere. Al momento ci conviene usare questa OpenStreetMaps solo per vedere meglio finché inseriamo gli indirizzi, è quella che ci permette meglio di orientarci, perché le altre sono un po', come dire, carine da vedere, ma poco utili, poco utilizzabili. Scusate, Options, ok, qui in basso. Map type e scegliamo OpenStreetMaps. Perché ce ne sono di molto belle, non lo so, per esempio questa qui è molto artistica, però non si capisce niente. Quindi alla fine poi uno si sceglierà quella che vuole per. Ok. Ci siete? Ok, quindi se adesso dovessimo fare la nostra preview nuovamente, e andando magari dall'inizio, questa è la pagina iniziale, qui abbiamo la mappa che abbiamo scelto noi, e qui c'è questo tasto, Start Exploring, che si può modificare, comunque quasi tutto si può cambiare, e poi abbiamo la prima tappa, ecco, del nostro viaggio, diciamo, la nostra escursione. Ok, torniamo su Edit. Potremmo innanzitutto fare altre due slide e poi modifichiamo l'estetica, guardiamo un po' come si.
Ok, quindi possiamo caricare la seconda immagine. Ecco, in questa seconda immagine è sempre un po' panoramica, ma potremmo dire, per esempio, qua, siccome noi abbiamo fatto questa escursione all'interno di Walls and Rivers, abbiamo un po' di piante e anche un po' di mura di Padova. Quindi questa io, per esempio, la chiamerei, non so, siccome non so esattamente cosa sia questo nello specifico, non è il mio ambito, scriviamo così e ci cerchiamo su Wikipedia o qualche descrizione. Cinta muraria di Padova. Ecco. Siamo? E questo secondo indirizzo è sempre qua nel titolo, via Venezia 36B. Qualcuno ha un problema a caricare le foto? Strano. Cioè le foto dovrebbero essere a posto perché le avevo compresse e utilizzate. Problemi a caricare le Sì, foto. secondo via, però l'ho caricato senza problemi. Non so se possa essere un problema anche di internet, se usiamo tutti lo stesso. Sto usando i due browser, però Ok. provo a cambiare. A volte sì, questo è un po' un difetto, nel senso che in passato mi era capitato di fare una story map e me le prendeva tutte schiacciate, quindi quando si metteva la foto di una persona non era particolarmente bella. Qualcun altro ha problemi a caricare le foto? Ma intanto vi faccio vedere questa cosa che prima non riuscivo a fare. Allora, e qua? Qui l'ho tolto per rimuovere il testo, cioè per rimuovere il link, bisognerebbe andare qua senza cliccarlo e togliere questo. Spero che mi dà. Detto che non, cioè, se vogliamo si può anche tenere, nel senso, però magari esteticamente non è carino. Ogni tanto salviamo, altrimenti. Ok, noi carichiamo un'ultima slide, così io se ne posso fare anche di più, ma giusto per avere. Qui potremmo non mettere la numero 3, ma io ho pensato di utilizzare la 5 direttamente, che ha insomma, una vista un po' più carina. E qua abbiamo il fiume come soggetto, quindi abbiamo walls, rivers e anche un albero, così un po' di tutto. E qua possiamo metterci il Piovego, famoso luogo turistico. Qua ci mettiamo un po' di storia del Piovego. Ma vi dà problemi con tutte le foto, solo alcune?
Magari provate ad usarne altre, dato che ce ne sono. O al limite provate a prenderle da internet con l'URL, magari rende meglio. Siamo tutti. Quindi se adesso andiamo sulla nostra preview, abbiamo ancora senza niente di abbellito, però insomma abbiamo la nostra pagina iniziale e poi dalla prima parte, se vedete qua a sinistra, c'è la mappa che ci fa vedere ogni tappa e si sposta. Ok, Mura di Padova e Piovego, e qui non ho ancora inserito l'indirizzo, infatti. Ok, questo indirizzo è Lungoargine Piovego 50, se avete usato la stessa foto. Ok, quindi abbiamo questo finora. Bene, adesso abbiamo fatto così tre slide, giusto di esempio, possiamo modificare un po' l'estetica, dato che è un po' bruttino così com'è. Allora, innanzitutto possiamo inserire qui, sotto questa foto, possiamo cambiare lo sfondo. Si può inserire un'altra immagine oppure cioè semplicemente un colore. E ce l'abbiamo qua, Background Options. Per ogni slide si può scegliere un colore diverso. E sì, non mi sembra il caso di mettere un'immagine sotto un'immagine, quindi boh, ognuno scelga il colore che preferisce. Ecco. Niente, basta scegliere il colore, fare close e fa tutto da solo. Questo è quello che viene fuori. Chiaro? Su qua. Background option, qui c'è il colore, qui invece c'è l'immagine, ok? Choose file e si può caricare un'immagine se uno volesse. Ok, nel mio esperimento che ho già fatto, ho pensato di inserire, per esempio, siccome ne abbiamo tre tipi di elementi, abbiamo alberi, mura e fiume, e magari uno può aggiungere vari tipi di specie arboree, varie zone delle mura di Padova, eccetera. E si può mettere, non so, io ho messo un certo colore, uno specifico per ognuno per rendere la cosa più, quindi gli alberi in verde, ok, le mura giallo, avevo pensato, insomma, quello che mi fa pensare a un muro, a un edificio, qualcosa di architettonico. E qua l'azzurro. Così facciamo vedere un attimo cosa si vede poi. Ok, ne abbiamo. Cioè, nel senso che continuando a fare più slide, magari in tutte di queste tre categorie potrebbe essere carino evidenziare. In generale, fatto? Ok, allora, cos'è che possiamo modificare? Beh, possiamo modificare il testo, nel senso che noi abbiamo preso un testo così da internet, o anche se lo mettiamo noi, possiamo scegliere. Qui abbiamo soltanto grassetto e corsivo e la possibilità di aggiungere il collegamento link o la possibilità di editarlo con HTML per chi se ne intendesse. Oppure da qua, fonts, eccolo qua. Qui possiamo scegliere il font un po' del nostro, di tutto il progetto.
E non li ho provati tutti, quindi faccio un po' di esperimenti, non so cosa sia più carino. Ok, e qua possiamo ovviamente sistemare magari quelle che vengono da... però mi pare che sia tutto a posto. L'altra cosa che possiamo modificare è qui in basso, Marker Options, possiamo cambiare l'icona dei punti che abbiamo segnato sulla mappa, insomma. Quindi qua c'è la possibilità sempre di caricare un file. Io ve li ho messi nella cartella, nel senso che la cosa difficile è che bisogna trovare un'immagine che sia piccolina e che non abbia lo sfondo, perché altrimenti viene fuori un quadratino con... Quindi io ho cercato un po' su internet e all'interno della cartella qua abbiamo queste due. Nel senso che ho pensato di mettere questo che ha fiume e questa immagine qua che ha un alberello e un fiume, ok, per gli elementi naturalistici e l'altra per le mura. Quindi uno se le cerca un po' su Google, ma c'è anche il classico puntino, insomma, pallino, quello che volete. Comunque per caricarlo da qua. Bisogna fare dargli upload. Quando avete fatto su tutte le slide, perché bisogna cambiarlo per ogni slide, ognuna ha il suo, come potete vedere. Ok, allora possiamo andare su opzioni. Siamo tutti? Ok, possiamo andare su opzioni e possiamo modificare adesso una mappa che magari, non so, magari non è la più scientifica e accurata, però è più bella esteticamente, quindi ognuno scelga quello che vuole. Si fanno un po' di prove. Io di solito usavo questa, ma veramente non si capisce niente, qua è solo così. Altrimenti. Vediamo. Oh, ce ne sono in bianco e nero di vario tipo. L'altra cosa che si può modificare qui è il call to action, che è questo tasto qui. No. Questo tasto qui. Si può rimuovere, cioè nel senso che uno può andare solo con le frecce, oppure questo, insomma, qui c'è di default c'è start exploring, o non lo so, se vogliamo metterlo in italiano, inizia il viaggio, quello che vogliamo. Okay. E possiamo vedere qua, non qua, sulla pagina iniziale abbiamo questo tasto che abbiamo cambiato. Più o meno questo, poi abbiamo sì le dimensioni e queste le opzioni che vediamo dopo. Ricordatevi sempre di salvare. E ora dovremmo avere una preview abbastanza carina della nostra mappa. Ok, qua dovrebbe fare lo zoom in automatico sui posti. E non lo fa. Perché
perché vabbè, i nostri luoghi sono tutti un po' ravvicinati, ovviamente è più bello quando uno magari fa un viaggio più ampio e qui si può zoomare facendo doppio clic. Ok. Così. E per tornare indietro dovrebbe essere questo. Ecco. Quindi abbiamo questo praticamente. Qua sulla pagina iniziale vediamo la nostra foto. Qui c'è la caption, quindi di chi è la foto, chi l'ha fatta. Qui c'è la didascalia della foto, cioè noi non abbiamo scritto grandi cose, però qui si può mettere una didascalia. Questo è il titolo con la descrizione del viaggio. Poi abbiamo per ogni tappa titolo, foto, descrizione. Ed ecco qua con lo sfondo che cambia e qui che si sposta. Si può anche andare, come diceva Giacomo prima, direttamente al luogo, nel caso ne avessimo tanti e vogliamo vedere come uno specifico. L'altra cosa che non ho detto è che qua per ogni slide, al posto dell'immagine, si può inserire anche un video. Quindi uno deve essere un video pubblico, ovviamente perché poi si condivide e chi lo apre deve poterlo vedere. Quindi tipo un video da YouTube, si inserisce semplicemente qua il link. E al posto qui dovrebbe comparire la possibilità di vedere il video, insomma. Più o meno questo. E la cosa esatto, bella di questa in generale della storia, ma per il fatto che si può condividere chi beh, qua c'è la possibilità, ecco, si può condividere sui social oppure semplicemente il link si può mandare normalmente. Uno lo apre, credo in un proviamo a vedere se si può. Se funziona così. Ok, come vedete è un po' diverso, nel senso che non c'è la possibilità di editarlo né niente, quindi questo è quello che vede che la persona a cui condividete il link. Quindi qua per la condivisione. Questo è, quindi per il numero di, non so se sia un numero di slide massimo, di tappe massime, perché non l'ho mai raggiunto. Però a questo punto direi che ognuno può fare la sua di Storymap. Cioè potete utilizzare anche le foto che avete fatto l'altra, anzi, potete utilizzarle se avete fatto delle foto fuori da Orux Maps, nel senso che ci sono anche quelle di Orux Maps, si trovano, si possono passare all'interno di una cartella. Ma di fatto perdono, avevo provato, perdono le coordinate, cioè nel senso che Orux Maps vi dà la traccia a parte, poi vi dà le foto senza coordinate. Quindi se voi vi ricordate il punto, si possono inserire qua a mano, si può spostare il marker e uno sceglie dove era il posto, insomma. Altrimenti, semplicemente ognuno può scegliere un suo viaggio o inventarselo, se proprio uno non sa che cosa mettere. Si prendono le immagini da Google, da internet, basta inserire qua l'URL, l'indirizzo anche approssimativo, nel senso ho visto la piazza di Mosca, ok, metto più o meno la città, insomma la zona. E niente, quindi provate a fare la stessa cosa voi, dopodiché se qualcuno vuole esporcela, cioè facciamo così una prova e ognuno ci fa vedere, ci descrive il suo viaggio per vedere un po' l'effetto che fa. Il discorso del tracciato invece Il discorso del tracciato lo vediamo dopo. Dopo faremo una seconda parte in Google Earth. Lo apriremo in Google Earth per vedere un po' il percorso. Diciamo che non ci serviva per la Storymap. La Storymap è molto semplice, ha bisogno di poche cose. Sì. Cioè, ovviamente deve essere, non so, qualcosa che se non deve essere localizzato in varie zone, altrimenti non. Anzi, meglio se sono posti più lontani. Poi per recuperarlo basta rientrare con l'account Google e Sì, rimanere basta salvato. rientrare da. Allora, quando si entra su Nightlab, quando si fa Make a Story Map, ecco qua, dà la possibilità di vedere. Anzi, Quello già fatto. si può vedere anche qua, My Maps, ecco, mi sono dimenticata di dire questo. Su My Maps abbiamo, queste sono quelle di Giacomo perché sono entrata col suo account e ci sono tutte le Storymap che si possono aprire da qua.
Ah, l'altra cosa, quando condividete il link, ok? Dovete fare questo, publish changes, per dare la possibilità alle persone con cui avete condiviso di vedere se avete fatto, non so, delle modifiche o Modifiche.